Sono Matteo Pasetti dell'Università di Bologna e faccio parte del panel sulla paura negli anni Ottanta e il titolo del mio intervento è Il flagello della droga, in realtà rappresentazioni di un'emergenza sociale. Ora, all'interno di questo panel appunto il tema sul quale si sofferma la mia indagine riguarda appunto l'emergenza sociale rappresentata dalla diffusione di sostanze stupefacenti in Italia a partire dalla metà degli anni 70, poi per tutto il decennio successivo, e dall'incremento del problema delle tossicodipendenze, in buona parte legata appunto al consumo e all'abuso di eroina. Si tratta dunque di un'emergenza sociale che ha una sua effettiva diffusione nella società italiana di quel periodo e che viene rappresentata e percepita da gran parte dell'opinione pubblica appunto come una vera e propria emergenza sociale. Dunque l'assunto di partenza è che della mia indagine appunto che questa crescita del consumo di stupefacenti, questa diffusione del fenomeno delle tossicodipendenze abbia effettivamente segnato l'immaginario culturale, il tessuto sociale, la vita pubblica e privata degli italiani nel corso degli anni Ottanta, degli italiani ma in generale degli europei e del mondo occidentale, e anche se nella ricerca mi soffermerò in particolare sul caso nazionale, entrando anche fra l'altro nell'agenda politica, diventa un tema sul quale gli stessi governi degli anni Ottanta cercano di intervenire proponendo varie soluzioni, perché è percepito chiaramente come un problema che riguarda soprattutto le giovani generazioni. E che questo tema sia un'effettiva emergenza sociale mi sembra che emerga da diversi tipi di fonti, di testimonianze, innanzitutto dai dati statistici che via via vengono forniti da vari soggetti e attori pubblici, il Ministero dell'Interno, e strutture sanitarie, i vari centri di riabilitazione che nascono proprio nel corso degli anni Ottanta e così via, ma anche fonti di altro tipo, per esempio tutto l'insieme del sistema mediale a partire dalla stampa, dai giornali, ma anche con i notiziari televisivi, le grandi inchieste giornalistiche e televisive e così via, che rappresentano appunto, che raccontano questa emergenza sociale come un vero e proprio flagello, come un vero e proprio pericolo, soprattutto appunto, come dicevo, per le giovani generazioni. E anche nei prodotti culturali di intrattenimento, per così dire, abbiamo la presenza questo tema in canzoni, in film, in fumetti per esempio, quindi in tutta una serie di prodotti che anche in questo caso raccontano appunto la diffusione dell'emergenza della droga e della figura del drogato. Ma infine abbiamo una ampia, veramente sterminata produzione saggistica di vario genere, dalla criminologia alla sociologia, dalla farmacologia alla psicologia sociale e così via, che affronta appunto questa tematica cercando di produrre sia in parte una eziologia del fenomeno, sia anche eventualmente una serie di soluzioni per il problema. Quindi tutto questo insieme di fonti ci racconta appunto di un problema che è presente nella società italiana degli anni Ottanta, che ne segna profondamente l'immaginario, come dicevo, l'immaginario culturale, il tessuto sociale e così via. Tuttavia la storiografia italiana e gli studi e le ricostruzioni storiche che sono state dedicate al periodo in questione hanno, a mio avviso, largamente sottovalutato, non hanno ancora fatto i conti con questa tematica. È un problema che non emerge ancora, salvo rare eccezioni, non emerge ancora negli studi storici dedicati a questo periodo appunto, e quindi credo che sia opportuno invece aprire un vero e proprio cantiere di ricerca. Nel mio caso stiamo davvero avviando un percorso del quale appunto
presento semplicemente le prime problematizzazioni in questa occasione, per cercare appunto di mettere a fuoco un tema che ha, come diciamo, a mio parere, segnato profondamente il decennio